Io vengo dalla gavetta nel cinema. Io ho fatto 8 anni lo Sternman quando facevo l'università, contemporaneamente lavoravo al cinema come Sternman. Dunque era molto facile per me fare le scene pericolose. A Milano ricordo che dei pompieri dovevano fare una corsa su un tetto, saltare, ritornare e fare una scena abbastanza complicata. E c'era questo pompiere che non riusciva a farlo, l'ho fatta io la scena. Quasi tutte le scene di quel film le ho fatte io come stand. Io adoro Ennio Morricone, il pezzo è quello che è e Ennio si adegua perfettamente, capta subito, diventa il musico regista anche lui. Ennio Morricone appunto ha fatto la storia del cinema con le sue musiche, è una firma, è un garante, è uno stile, un'impronta che è marchio di qualità. Riesce a trovare la cosa giusta. Ma non è la musica, è la creazione musicale giusta per quella singola situazione, per quel singolo personaggio, assolutamente. Ognuno ha il suo stile, ovviamente. Sergio è appassionato di arti marziali. Dunque lui ha questo stile di violenza ma eleganza nello stesso tempo, ha questi lunghi carrelli che finiscono sempre con una sferzata, ha uno stile molto particolare, infatti nello stesso tempo con una certa classe, una distinzione che è tipica di Soliman, penso. La scena più difficile che c'è è fare una scena di sesso. È molto difficile farla. Subito dopo è molto difficile fare uno scontro vero e proprio, perché è sempre finto. Le stesse incontri di box che si vedono al cinema nulla hanno a che fare con la box che poi noi vediamo fatta sul serio. Non c'entra assolutamente nulla. E quindi le scene anche di lotta fisica nei personaggi, l'ho sempre curato, sempre insieme al maestro d'armi naturalmente, ma le ho curate molto personalmente, perché anche da quello viene fuori il personaggio, perché un personaggio di una certa maniera non fa le stesse cose che farebbe un personaggio di un'altra maniera, ci si batte in un modo completamente diverso. Questo è nato un po' da questa mia passione, che più che sportiva era culturale. Ma Sergio Soliman sul set è un grande signore, innanzitutto dall'esperienza che aveva dei film precedenti, riusciva a trarre dall'attore, compreso un attore difficile come poteva essere Oliver Reed, riusciva a rubare la verità anche se era in condizioni precarie a volte. Sergio è riuscito a fare, nonostante le difficoltà, un film, penso, di grande valore umano. Look at me, damn it. I was always destined to be a crook. But just once I want to show fate is a liar. Give me that chance. Ricordo la scena del finale che era molto tesa, perché c'è questo ammazzamento, questa uccisione di Milo, del giovane ladruncolo, da parte dell'uomo di legge, ormai vinto. It won't work. Secondo me, in ogni film d'azione sono poche le scene dove emergono i sentimenti, i valori umani, e non si possono sbagliare quelle scene. Perché emergano i caratteri dei personaggi, quelle poche scene di sentimento e di psicologia umana che devono essere trasmesse al pubblico, devono essere fatte in maniera decisa e coraggiosa dal regista, proprio per far arrivare i sentimenti al pubblico, perché normalmente un film d'azione sono poche le vere scene di recitazione e non si possono sbagliare. Lì la scelta di Sergio Soliman è stata quella proprio di decidere di esasperarla anche rischiando di andare nel melodrammatico. Dovrei dire è un thriller,
poliziesco, ma mi secca dirlo, perché in realtà vorrei che non fosse solo quello, vorrei che fosse la storia di due personaggi, è una storia, è un dramma, ecco, questo è un dramma inserito in una azione da film poliziesco. Penso che appunto se dovessi presentare questo film a un pubblico di oggi, in poche parole, in due parole direi, ecco, Revolver è un film dove anche i cattivi hanno un cuore, insomma. Nessun personaggio vero è solo cattivo o solo buono. Non è così, non c'è un confine, non c'è mai. A parte la mia personale simpatia per i cattivi, perché ritengo che a conti fatti abbiano prodotto più danni i troppo buoni che i troppo cattivi.